È l'ultimo giorno dell'anno e anche se in un momento difficile ci tenevo a condividere con voi delle bellissime notizie che sono appena giunte. Sono stati approvati e finanziati dei progetti importantissimi per la città di Brindisi che risolveranno ovviamente nei prossimi anni tanti problemi. Mi riferisco al progetto che riguarda il quartiere Mater Domini, dove è stato finanziato l'allargamento del ponte di via Mater Domini, quel collo di bottiglia che sappiamo rende difficoltoso il rapporto fra la città e la sua litoranea nord, la viabilità interna al quartiere, che risolverà molti problemi anche per gli abitanti del quartiere, e poi al centro, il progetto che riguarda la rigenerazione di quel fascio di binari, dismessi dalla stazione ferroviaria, che potrà quindi riconfigurare quella parte di quartiere e lì soprattutto riusciremo anche a ricavare circa 500-600 posti auto all'ingresso del centro cittadino, quindi anche dando un forte contributo alla risoluzione di uno dei problemi più critici al centro, che è la questione dei parcheggi. Sono tre progetti finanziati con 18 milioni di euro, quindi una cifra importante, e che daranno risposte concrete a dei problemi che ci trasciniamo da decenni qui a Brindisi. E poi un'altra bellissima notizia, sempre ieri, questa volta la Regione Puglia ha approvato un finanziamento per Arca Nord, con cui abbiamo lavorato insieme, li ringrazio, per 10 milioni di euro per la rigenerazione e la ristrutturazione delle abitazioni del quartiere Perrino, un quartiere, sappiamo, difficile e che grazie a questo finanziamento gli abitanti degli alloggi di edilizia residenziale potranno avere degli alloggi più efficienti da un punto di vista energetico, ristrutturati, moderni. Quindi sono bellissime notizie che volevo condividere con voi. È l'ultimo dell'anno, come dicevo, e sono queste l'augurio per un 2022 che ci possa finalmente vedere sereni e speriamo uscire da questa difficile fase della pandemia. E con queste notizie si completano, e ce ne saranno altre, noi speriamo, veramente i tanti progetti che abbiamo messo in cantiere per cambiare il volto della città. Auguro a tutti voi e a tutte le famiglie un sereno 2022, veramente incrociamo le dita che speriamo che sia l'anno della svolta.